Ma cos'è? Ma che cavolo viene? Ma viene da qua dentro. Ma che cacchio è stato? Ma che era? Oh, ma io lo conosco. Guarda che è il suono di quel nugget meme. Non mi dire. Oggi c'è quello. Bisogna vederlo. Voi non so se lo conoscete, ma è un nuovo meme. E ho visto che c'è anche la versione paurosa. Ragazzi, ben ritornati nella serie SCP. Oggi, a quanto pare, avremo a che fare, sembrerebbe, perché quello era il suo suono, con un nuovo meme. Non è pauroso. Cioè, c'è una versione inquietante. Ma come fa a far paura un nugget? C'ha tipo, c'è una versione con la faccia brutta, però non dovrebbe essere così. Però mi sa che c'è ragione, perché qua c'è un tipo che ha messo maluccio dopo aver mangiato roba. Ho visto, magari lo hanno inzeppato. È lui, ragazzi. Oddio, è vero, c'è il fascicolo! Sì! Il label del nugget, guardate! 6666! Questa è la versione normale, non, infatti non fa paura, però vi assicuro che... Scusa, Lion, ma l'associazione già è strano che prenda mostri dei giochi! Ma questo è un meme! Ma... ti assicuro che anche lui può diventare inquietante. Ho già visto dei video dove compariva nei mondi di Minecraft e faceva un sacco di disastri, Qua ci sono dei piatti che sembrano essere già stati mangiati, però. Mi sa che qualcuno ci è arrivato e non ne è uscito bene. Forse quel tizio che era là fuori si è inzeppato di questi nugget, li ha mangiati e poi è stato ucciso magari dal nugget. L'ha buttati fuori pure. Eccolo, guarda, guarda. Guarda là. Mi sa che quello è lui, Perché è in una cella. È uguale al meme, guardalo! È molto grande. Ma ci sono anche degli oggetti, però soprattutto, ragazzi, c'è una checklist di cose da fare anche oggi. Scusa, ma cosa puoi fare con un nugget? Bisogna eliminare i suoi piccoli, i nuggettini, no? Insomma, quelli dovrebbero essere da mangiare, ma non mangiamoli. Uccidere i polli infetti? Forse scopriremo come ne è uscito, come è nato lui, da dove è venuto fuori. Magari è venuto fuori da un pollo geneticamente modificato o malato. Mangiare il nugget. Ma quello lì vivo? Anche se fosse uno piccolo, ragazzi, io non voglio finire come quello là fuori, tutto vomitato, morto. E poi fermare il rituale dei nugget. Ma che cacchio, ma questo sembra... che diavolo è? Ecco, questi sono i nugget. Oh, l'hai preso in mano! Ragazzi, ce ne sono tre. Ma dobbiamo mangiare adesso? Prima lo facciamo meglio, no? Ma quel coso è vivo, dai, seriamente. Ma non è mica quello, cioè ci ha chiesto di mangiare... Ma è un pezzo suo! Ma no, ma è un nugget normale. Ma tu mangi così qualcosa solo perché l'hai trovato scritto su un foglio? Ragazzi, bisogna mangiarlo, no? Che dite? Vabbè, no, senti, smettila, no, è impossibile. Al massimo lo diamo a lui e lo facciamo mangiare un class D. Non possiamo mica rischiare. Se lo dite voi, ce lo teniamo da parte per il momento, va bene. Però... prima della fine di questo video, questo coso ce lo dobbiamo mangiare. Per forza, altrimenti non sapremo che cosa può fare il nugget. Noi siamo qui per sperimentare, non possiamo semplicemente avere paura. Quello che mi preoccupa non è cosa fa il nugget da solo, ma cosa ha fatto la fondazione al nugget. Proviamo ad entrare, così magari scopriremo qualcosa in più su lui. Sembrerebbe che... guarda quanto è grande! Abbia ucciso dei... questi non sono class D, sono proprio degli Steve, dei personaggi normali, delle persone vive. Ma pensi che è stato lui? Penso che sia stato lui e penso anche che lui sia libero di fare lo stesso a noi, ragazzi. Aperto. No, non avvicinarti, aspetta. Lion, resta fuori, tanto non esci. Oh, Lion! Mamma mia. Cavolo, ma con quale velocità si è girato e mi ha colpito? Guarda, guardalo! Madonna, ma tipo la velocità della luce, Ma sta sgabbiando di brutto! Di brutto? Ci sono altri... no. Ma cotto? Mamma mia, ma che orrore! Secondo me il nugget si è vendicato perché questa persona cucinava nugget. E allora ha ricambiato... ha cucinato lui? Ha cucinato lui. Forse è tipo un nugget anticucina carnivora. Oh. Magari lui non vuole che nessuno mangi la carne, no? Perché lui è di carne e quindi protegge i suoi simili. Ho capito, forse. Però porca miseria! Ma cosa c'è? Pepsi? Questo dice che è ketchup. Ma non credo. Non che si condisce ketchup. Con questo? Ragazzi, questo palesemente è sangue. Tra l'altro, occhio. Perché io mi ricordo anche che sta roba fa male. Cico, toccala. Infatti, questo non è quello che se lo tocchi ti fa malissimo. Oh mio Dio, mi ho paralizzato sopra. Palesemente il nugget vuole combinare i peggio scherzi a chiunque voglia mangiare la carne. Infatti, vedete, c'era un hamburger per attirarti. E la Coca-Cola, no? Che ci sta bene insieme. Magari anche quella è pure modificata, avvelenata, non sapevo. No, sì, Lion. Tranquilli. Maschera antigas. Perché bevi le cose così? Passa la paura. Maledetto dispettoso che non è altro.
E secondo me, se gli apriamo la porta del tutto, se spacchiamo il vetro un po' di più, esce e ci fa... Guarda, lascialo lì! Meglio lasciarlo lì, ragazzi. Qua c'è un disco. Questa è la sua formula, praticamente. Sarebbe il nome del meme. È difficilissimo da pronunciare, però... sarebbe il rumore che lui fa con quella cosa che abbiamo sentito all'inizio. Gig dag dag dag. È lui che fa quel verso là. No, no, non vuoi metterla. Cioè, beh, basta, dai, non possiamo avere paura. Aspetta, aspetta. Allora, bisogna che tu un attimo prima guardi la situazione. Già non avete voluto mangiare il nugget. No, questa persona probabilmente l'ha ascoltato. Guarda com'è ridotta. Lo metto, ok? Non mi fermo. No, ragazzi, veramente dobbiamo provare. Cioè, non è che possiamo non provare le cose. Altrimenti, stiamo con te, vai. Dai. Ecco, vedi? È la sua canzone. Neanch'io. Ci sta costringendo ad ascoltarlo. Lo tolgo. Non vorrei che magari ripartisse a spam. Mettetevi. Oh mio Dio. Lion! Oh mio Dio. Ma siamo morti! Te l'avevo detto di non ascoltarlo, lo vedi? Hai ragione te questa volta. Mi dispiace, ma effettivamente a volte è meglio essere pusillanimi e non provare tutto quello che ci capita davanti. Beh, effettivamente siamo qui per provare, no? Lo so, però bisogna anche avere un minimo di cervello, capito, ragazzi. Ma ammetti che sono effetti a lungo termine, non ce li leviamo più di dosso. Dai, proseguiamo. Ci lasciamo alle spalle quel disco. In teoria da qui, anche se dovesse inserirsi da solo, non dovremmo sentirlo. Questo è tipo... Che cosa è? È un McDonald's. Non penso. Quegli inservienti del McDonald's mi sembrano particolarmente aggressivi. C'hanno anche i coltelli. Però non possono uscire, aspetta. Ci penso io. Ecco. Così non corriamo rischi, ragazzi. Ma è inquietante, tutto il menù è fatto tutto di pollo. È vero. Chicken wings, chicken, chicken wings, chicken, chicken. Ci mangia solo pollo. Forse è un posto che esiste davvero, Ci sono dei ristoranti che fanno soltanto pollo e un menù a base di pollo. Quindi dici che è nato da lì? Può essere. Ah, qui c'è una porta ma non si può passare, ma noi abbiamo la chiave, la skeleton key. È vero! Venite un po'. Teste di... Oh mio Dio. Oh mamma mia! Allora, ma cosa sono questi? Sembrano dei polli, però a me sembrano pure dei cervelli, cioè... Vero, fa impressione! Probabilmente sono polli, diciamo che sono polli, però insomma, il dubbio mi viene, Anche qui... Che cos'è? Te mi puoi dire che è carne. Sarà carne, saranno bistecche, non lo so. Ma a me sembra tutto, mi sembrano tipo delle teste, delle facce. Schifo, ma poi, mamma mia. Ma le stanno cucinando questi tipi? Sì, e guarda qui. Lion, ma scusami, questi sono senza braccia. Oh, è vero. Com'è possibile? Mi sa che qualcuno li ha costretti a tagliarsi le braccia e a... No, che schifo. Mamma mia. E questo... Per essere il sangue che viene fuori da un pollo, no, mi sembra ketchup, troppo. È il ketchup, ketchup. Prego, ketchup. No, è disgustoso. Oh mio Dio. Cos'è? È lui, ma è una versione diversa di lui. Questa è una chicken wings. Non è un nugget. Mi sta venendo fame. Però non dovrebbe, che schifo. Ti ho capito, ma il problema è che è tutto sbagliato qua intorno. Dice, dammi il mio cibo preferito. Ma che è questa? No, non penso proprio, non credo. Ma è pieno di cibo intorno. C'è coniglio, banane, biscotti, bistecche. Allora ragazzi, sicuramente non è carne. E lui odia chi mangia la carne, quindi non può essere carne. Però siamo in un ristorante di pollo. No, non è carne. Non è carne. È sicuro che non è questa? No, quella non può essere. Magari si arrabbia se sbagliamo. Secondo me è la banana. La banana? Sì, è la banana. Vabbè, provaci. Secondo me è la banana. L'ho messa. No, cavolo. Porca miseria. No, non è la banana. Aia! Madonna. Allora è per forza il biscotto al cioccolato. Ve lo ma giuro. Ma non credo sì, proprio. Sì, non può essere carne. Non ha detto niente. Non ha detto niente. 8374 è un codice. Forse serve. Perché è giusto. Quindi in teoria dovrebbe essere giusto, no, Anna? Cioè, in teoria si ha dato il codice, sì, ma non ho ancora visto una porta col codice. Ok, memorizziamolo. 8374 ce lo dobbiamo ricordare. Me lo so scritto io. Secondo me questo è il posto dove lui ha avuto origine. Magari c'era tipo questo proprietario del ristorante che era un pazzo e aveva scoperto sta nugget gigante parlante. Magari usava tipo degli ingredienti scadenti e uno è venuto fuori così. Tipo mutante. E magari esatto. Poi lui l'ha sfruttata per produrre altro pollo. Ma tu che li conosci meglio, no? Ma c'è solo quella nugget, no. Per quella è diverso. Ce ne sono diverse, ce ne sono tante varianti, te l'ho detto, una è anche paurosa. Allora, 8378. Oh, no, 8374. Ok. No, ho sbagliato di nuovo. 8374. Ok.
Teniamo la porta aperta. Cos'è qui? Allora, è abbastanza strana. La croce non mi fa immaginare niente di buono. Grano, fornace vuota. E questo? Delle scatole? Food. Sono delle razioni, mi sa. Sì, sì, è roba da mangiare questa. Non è molto nutriente, però sono cose da mangiare. Lion, perché ci sono dei fucili? Oddio, è vero, anche delle pistole. Perché? Bisogna usarli contro il nugget. Bella domanda. Non lo so. Ma qui ci sono... Riconosco il genere di stanza. Mi sa che qui ci sono delle varianti del nugget. Sono i test della fondazione. Esatto, loro hanno provato a moltiplicarla e a crearne delle varianti. Allora, credo che... Quante sono? Uno, due, allora, tre, uno quattro. Richiede una croce, un altro del pane, un altro una razione, un altro un fucile. Ok. Ok, allora possiamo recuperare le varie cose. Dunque, la croce, sperando che non servisse per proteggerci da qualcosa di malvagio. Vabbè, però... intanto ce n'è un'altra nel muro. Ok, poi la razione. Ok. Qua c'è il grano per fare il pane. Fallo tu, Anna, il pane, ok? Va bene. E poi un fucile richiedeva. Un fucile, di uno di questi, sì. Questo. Ok, in teoria dovremmo avere tutto. Allora, iniziamo dalla croce e vediamo che cosa succede. Vai. Butto qua. Poi attenzione. E poi tiro la leva. Verde. Oh, mamma mia! È quello. Ragazzi, quello lì è quello pauroso che vi dicevo. Quanto è brutto. Ditemi se non vi fa cagare addosso. Ma è orrendo, sembra tipo zombie. Ma guarda la bocca poi, veramente ti mangia. Cioè, madonna mia, madonna mia. Io spero sia sotto chiave. Non si può richiudere, è veramente orribile. Credo ci sia una specie di campo di barriere davanti. Quindi non penso possa uscire, sì. Oh, aia, aia. Ma ti ha morso. Da attraverso le barriere. No, no, Lion, stai al centro. No, non è che sta roba, che ne so, ti infetta roba del genere. No, no, state lontani, state lontani. Curati. Sì, provo col pane, eh. Allora, cicottina la leva rossa. Ok, vado. Ok, ok, questo è un panino. Cos'è? È un pane. È un pane. E infatti, aia. No, non si può stare qui, non si può stare, impossibile. Allora, la croce lo ha maledetto e lo ha fatto diventare un demone. Ma è anche incontenibile. Il pane lo ha fatto diventare un panino. Con un coltello in bocca, però, mi sembra, ragazzi. Quindi occhio, comunque. Un coltello da pane, forse. Non avvicinatevi, ragazzi. Mangiate delle mele, subito. Lion, è impossibile, cioè come facciamo? No, tranquillo, Cicco, non moriamo, tranquillo. Allora, moschetto. Cosa diventa con un fucile? Vai, tira la leva gialla. Il cowboy. Questo anche l'ho visto diverse volte. Ma c'è un cappello! Gira molto questo meme. In teoria dovrebbe essere sempre lui che canta. Però in questo caso ha un fucile, quindi stiamo attenti perché non si sa mai. Credo che sia abbastanza aggressivo anche lui. Tira, allora mettiamo l'ultimo, che è il food ration. Lo mettiamo qua. Com'è già il cibo? Cosa diventa? Tira il giallo, vabbè, azzurro. Oh, eccolo. Un'arachide. Con le razioni di cibo l'arachide è molto proteica, nutriente, no? La frutta secca. Quindi probabilmente c'erano delle arachidi lì dentro. Ma esiste una versione di lui di tutti i cibi? Non ne ho idea. La fondazione ha fatto questi esperimenti. Magari ce ne sono anche altri, però questi noi possiamo vedere. Cioè è come se loro volessero sostituire qualunque tipo di cibo con lui, ma in versioni diverse. Comunque il quello pane, demoniaco, ragazzi, l'arachide è il peggiore di tutti, perché picchia da lontanissimo. Non, Lion, non ce ne possiamo andare, ti prego. Sì, via, usciamo fuori. Metti pure due blocchi, ma guarda. Sì, guarda, chiudo tutto. Chiudiamo bene. Non penso possano uscire, In fondo sono laghe. Terrificante! Allora, di qua siamo già andati? Sì, e da dove veniamo? Ok. Allora dobbiamo proseguire da questa parte, ragazzi. Venite con me. Una zona esterna. C'è sempre, Cos'è? Cultisti. Il rituale! Si parlava di un rituale. Magari lo stanno facendo qui. Ragazzi, i cultisti hanno nugget addosso. Magari servono a qualcosa qui? Forse. E dei polli, guardate. I polli vanno sacrificati, ve lo dico io. C'è un altro nugget. Vai, attento! Oh, dietro! Grazie. Ho la telekill, ma a volte mi prendono alle spalle e non mi accorgo. Qua ci sono dei pilastri, probabilmente sempre per il rituale, Forse noi non dobbiamo fare altro. Lion, ma io intravedo qualcosa, sono matta. No, non sei matta. Non sei matta. Oddio, è vero, guarda dietro! No, ragazzi, ma... È tipo un ologramma. È un fantasma? Sembra un fantasma o un ologramma. Uno spirito, sì. È tipo quasi invisibile, ragazzi. Non so se voi dal video lo vedete, ma penso di sì. Sì, si vede. Lo stavo per avvocare completamente, sì. Lion, ci sono quattro pilastri d'oro. Su due ci sono delle nugget. Esatto. Ce ne sono altri due vuoti. Esatto, io già ne ho messo due. Metto anche gli altri, ragazzi, a questo punto. Ecco, qua è l'ultimo. Lo riempite,
non si completa, perché? Perché ci servono anche i polli, vanno sacrificati i polli. E vanno sacrificati qua. Quindi vanno attirati, probabilmente con un seme o con i guinzagli, almeno un pollo. Probabilmente basta un pollo. Ma tu sei pazzo, stai completando, bisognava fermarlo il rituale. No, bisogna vedere che cosa succede. Io a questo punto sono curioso. Allora lo trascino qua. Lion, l'ultima volta che abbiamo attivato un rituale non è andata bene. Ok, sacrifico il pollo, pronti? Vai. L'ho sacrificato, okay. Ragazzi, ok, il pollo è morto. Oddio, e adesso? Sta succedendo qualcosa? È comparso del tutto. Si è materializzato ed è veramente più inquietante di quanto sembrava. Brutto! Allontaniamoci, ragazzi, allontaniamoci, va bene così. Ma non vuoi ucciderli questo, di quella che paura? Quello, il demoniaco? Non lo so, tu che devi fare? No, lasciamolo stare. Lasciamo stare, ragazzi. Sicuro? Sì, ma tanto è chiuso, non è che può uscire. Lion, ma se la regola, cioè l'incarico era quello di fermare il rituale, noi l'abbiamo completato. Senti, ma da quanto tempo è che non ubbidiamo più agli ordini della fondazione? Da mo? È vero. Quindi non preoccuparti. Però, non lo so, magari c'è una ragione per cui certe cose non vanno fatte. L'ha fatto di nuovo, brutto schifoso. È quello, Non è che moriamo di nuovo? No, quello era il disco. Non siamo morti neanche la prima volta, muori solo se sei vicino. Però uccidere i Nugget è l'unica cosa sensata che ci hanno detto di fare. E anche tu hai ragione, Vabbè, per il momento andiamo avanti, poi ci pensiamo e vediamo. È come se avessero ammesso anche loro di aver sbagliato. Sì, infatti. Scusa! Oddio. Lion, cos'è? Uova, polli, e questo scienziato è stato beccato a morte. Sono dei polli ibridi con cosa? Non lo vuoi sapere, non lo vuoi sapere. Guarda, questo era putrido. Questo tutto scarnificato. Quello di prima sembrava tipo ibridato con una nugget. Oh, cacchio. Oh, mamma mia, Lion! È fatto di sangue! L'ho ucciso. Meno male che abbiamo la telekill, ragazzi. La telekill ci sta salvando una volta dietro l'altra. E qua? Ma che era, una cottura al vapore? Oh mamma mia, ma cuocevano le persone? Hanno cotto uno vivo! È una pentola, un pentolone gigante. Madonna che schifo. E qua c'erano un sacco di nugget, vedete, tutte piene dappertutto. Un altro segno che non dobbiamo mangiarle. Secondo me questo originariamente era un ristorante. Il nugget è arrivato e si è vendicato uccidendo tutto il personale, sia quelli che lavoravano al banco, tipo gli inservienti che davano il cibo ai clienti, e sia questo che era il cuoco, mi sa. E lui ha... Vabbè, lasciamo perdere, comunque lo ha cotto. Quindi praticamente hanno contenuto tutto il ristorante. Poi hanno contenuto il ristorante e hanno fatto i loro esperimenti come al solito. Aspetta un attimo. Ma queste sono uova giganti? Sì, di pollo. Mamma mia, non le rompere! Sono frammenti di qualcosa. Andiamo ad ammazzare qualcosa, ragazzi, fidatevi, è meglio così. Avevate ragione voi, è meglio che non rimanga. Allora, ragazzi, ci sta a far male, anch'io. C'ho nausea anch'io. Facciamo così. Bisogna entrare. Non ho più la maschera antigas. No, come no? Tieni. Ti do la mia, tieni. No, tranquilli, vabbè, ragazzi, grazie, gentilissimi. Allora, metto un attimo. Ok, vado io, l'ammazzo e torno. La telekill non è che può resistere. Rompi anche i pilastri, fai qualcosa. No, basta uccidere lui, fidatevi. Eccolo. Madonna, tanto sei brutto. Non è morto con la telekill. Cosa? Non muore perché mi ha dato debolezza. Metto la maschera. Ma stai scherzando? Metto la maschera. No, non muore. Lion, com'è possibile che non muore con la telekill? L'ho rimosso. Ho usato il click destro della spada di telekill che rimuove l'entità dall'esistenza. Tipo il pollo che ho fatto adesso. E non pensavo potesse esistere qualcosa che resisteva anche un colpo normale. Di telekill, cioè la telekill è indistruttibilmente forte. Può uccidere qualsiasi cosa. E invece contro di quel pollino... Nugget. Ma io non ho mai visto una roba del genere in vita mia. A questo punto, ragazzi, io proporrei di uccidere anche questo. A questo punto stai scherzando? È meglio non correre rischi, ragazzi. Eliminiamolo dal mondo perché ci è molto forte. Sono cose che è meglio che non rimangano. Esatto, ecco, guarda, di nuovo. Questo pure è pazzo, Maledetto imbecille. E da lontano ovviamente non gli faccio niente. Ringrazia che hai la maschera perché ti giuro da un sacco di effetti. Guarda, è immortale. Com'è possibile? Posso solo rimuoverlo col click destro della telekill, ma ucciderlo è impossibile. Sono immortali, erano immortali. Ce n'è un altro che va tolto. Un altro? Eh sì, quello maledetto. No, aspetta, scusa, come facciamo? C'era la barriera lì. Però è vero.
quello era troppo forte rispetto agli altri ragazzi. Bisogna toglierlo subito. E gli altri sembravano più tranquilli, ma quello no. Dov'era? Era qua. Qui dentro. Ok, apro io. Lion, sto rompendo io, tu tienilo occupato. Sì, ma io lo devo pugnalare, Anna, perché tu non puoi fargli niente. Ok, vedi se riesci dentro a passare. Ma è impossibile, guarda, ti chiudi al muro. No, 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 Anna, non si può fa, non si può fa. Provaci. Mi butto. Vai. L'ho tolto. Bravissimo. Madonna, bravissimo. Madonna, mi sembrava completamente impossibile. Ok, bisogna fare anche questi. Ma sei sicuro? Tutti quanti? Tutti quanti, per forza. Sono troppo pericolosi, ragazzi. Tutti. Sono troppo forti. Questo sembra pacifico, in realtà. Non, fidati che non è. La sta colpendo me. Ok, tolto anche questo. È un peccato rimuoverli, perché io, sapete, preservo sempre tutti i mostri. Non li abbiamo mai tolti, nessuno. Però questi, non lo so, mi inquietano anche a me. Sono, secondo me sono glitchati, perché poi colpiscono attraverso le pareti e non è normale. Quindi preferisco che non ci siano più nel nostro mondo, anche l'ultimo. Guarda, vai, puoi entrare, penso. Attenzione, vai. Ok, non ce n'è più, abbiamo fatto tutto. Ti stava puntando di brutto. Lo so, non è il modo in cui ci comportiamo di solito, uccidere così le creature. Però secondo me questa volta abbiamo fatto bene. Almeno non sentiremo quella musica in giro per il mondo, che magari già abbia avuto il parassita e ci ha buggato. Si sentiva anche da fuori. È meglio evitare di avere altri glitch nel mondo. Per oggi però direi che ci possiamo fermare. Abbiamo compiuto la nostra missione, più o meno. Quindi Lion, out. Ciao.